s'assera in me. L'amour s'assera. Salve a tutti gli amici della rubrica Occhio all'Artista da Giuseppe Nappa. Stasera mi trovo qui ai Colli Aminei, precisamente al Parco del Poggio, per una serata veramente importantissima. Siamo all'undicesima edizione del premio Scugnizzo, con un grande maestro, un grande attore teatrale, veramente carismatico nel suo mestiere, direttore artistico anche del teatro Agorà, che si trova nei pressi di Miano, il maestro Renato Di Meo. Buonasera. Ciao, buonasera. Buonasera Occhio all'Artista. Vi ho fatto una presentazione eclettica come siete voi. Siamo qui all'undicesima edizione dello premio Scugnizzo, dedicata alla danza, al ballo, in varie fasi, contemporaneo, insomma. Ci spiegate un po' di che cosa si tratta meglio alle telecamere di Occhio all'Artista? Il premio Scugnizzo è un premio per la danza, che noi abbiamo organizzato ormai da tanti anni, da tempo, per fare in modo che tra una sana competizione artistica i ragazzi possano divertirsi al tempo stesso cominciare a misurarsi. Questo succede quando un'organizzazione permette di farlo e noi lo facciamo. Maestro, una domanda particolare. Voi ci tenete ai giovani e nelle vostre iniziative sento sempre di parlare di giovani. I giovani per Renato Di Meo. I giovani, è bella cosa, quando si parla di giovani ormai non c'è momento in cui non si parla di giovani, perché guarda Peppe, questa è una nazione strana, viva di linguaggio, ogni tanto si inventano una cosa e quindi oggi è il momento che si parla dei giovani. Allora tu troverai Festival dei Giovani Internazionale, Teatro Internazionale dei Giovani, la musica dei giovani, ovunque. Il punto qual è? Di riempire di contenuto queste parole. Noi abbiamo trascorso alcuni anni in cui uscivano delle frasi particolari. Per esempio, tu parlavi a me solo una, poi ti girava e chi lo faceva assolutamente. Sì, ma assolutamente sì o assolutamente no, non si capiva. Ma che rit? Vabbè, lasciamo stare. Passa il tempo ed esce un'altra frase famosa. Omofobia. Tutti quanti in Italia mi scopri creare questa omofobia. Alla fine la nonna arriva là e diceva, quando viene la roba, ma raccomando, accanto l'omofobia, perché si pensava che era americino per i sudici. Dopodiché incomincia questa cosa dei giovani. I giovani hanno necessità di avere un contenuto. Se nelle parole non ci sono i fatti, non servono. È soltanto un'espressione dialettica, riceve una micromia per far pigliare quando parli. Allora, anche negli ultimi giorni, tu se cammini per Napoli, tu troverai un'altra frase che adesso sta camminando per i vicoli di Napoli. Qual è? E si chiama praticamente la felicità dell'artista. Bravo. Allora, è vero, perché a Napoli, per essere felice, essere un artista, o se no non ci sta niente a fare. Detto questo, anche in termini, come dire, un po' scherzosi, ci possiamo permettere con questo pubblico e con te in particolare. Lo sapete. Allora, di dire queste cose, noi dobbiamo costruire all'interno di quello che diciamo delle cose vere. Questi giovani devono sul serio avere la possibilità di potersi esprimere. E noi 11 anni fa abbiamo iniziato questa scalata. E lo facciamo insieme a loro, che probabilmente molti di loro 11 anni fa erano piccolini, adesso sono grandi. Ma questa significa l'organizzazione. Ed è su questo che Agora Art, presieduto da Anna Maruso, e Likes, presieduto da Alessandro Papaccio e tanti altri ancora, con la direzione artistica Randone Salernitano, riesce a condurre e a portare avanti 10, 11 e io spero altri 100 anni. E questa è la cosa più bella, infatti noi quando sentiamo parlare di questa iniziativa stasera non potevamo mancare. Infatti col vostro permesso, con il permesso di tutta l'organizzazione, ci rubiamo qualche scena saliente dello spettacolo, perché è giusto che gli amici telespettatori da casa possano guardare questo bel panorama, questo bel parterre, questa bella danza tutta fatta di giovani, con un grande capitano d'orchestra, mi permettete di dirlo, che è Renato Di Meo. Io vi saluto al pubblico di Occhio all'Artistica, saluto all'amico Giuseppe, a tutti i collaboratori di questa emittente televisiva e mi raccomando, seguiteci! Grazie mille a Renato Di Meo e restate qui con noi.